la combustione di plastiche e altri rifiuti ad alta temperatura li trasforma in altri composti chimici che assorbiamo lentamente nel nostro corpo attraverso l'aria e il sole, e non c'è modo di rimuovere questi composti dal nostro organismo. Il diritto alla vita, dal 1 luglio al 29 agosto, ore 16:30, sono stati 146 decessi, 146 morti. Un anno non sono stati capaci di creare un sito di compostaggio in questi anni, e adesso di contratto vogliono costruire l'inceneritore solamente per non pagare una mora, una multa all'Unione Europea. A questo punto noi dobbiamo dire basta. E lui ci diceva, se avete un piano alternativo proponetelo. Il piano alternativo non lo dobbiamo proporre noi, ma lo devono proporre loro, che è la condizione politica, che sono venuti in giro. Chiediamo al ministro, che ha detto che era stato equivocato sulle questioni dell'inceneritore, chiediamo al ministro di fare una cosa semplice, l'unico compito che gli spetta. Siccome il governo Monti aveva creato la premessa perché Caldoro facesse il bando per l'inceneritore, e cioè aveva declassato quest'area da sito di interesse nazionale da bonificare a sito regionale. Bene, faccia un decreto che questo è un sito nazionale da bonificare, perché così ritorna un problema nazionale, perché è stato inquinato e interessa la comunità nazionale. Cioè praticamente mentre qui in piazza è cambiato il 90% delle persone, i disgraziati, i petenti, il capitano, a Camorra sono sempre lì, costanti, puntuali, portano sempre a casa i risultati. Li abbiamo messi fuori nel 98 e ritornano oggi. Adesso quello che dobbiamo fare non è discutere, credetemi, non dobbiamo proprio discutere più su quello che è giusto fare, come vanno incenerite, come non vanno incenerite. Non vanno incenerite, anche perché lo sapete meglio di me, perché sono sicuro che se siete qui la cosa la state seguendo. Bruciare queste valle non è un fatto tecnico per risolvere un problema. Le valle furono date a garanzia delle banche per finanziare la FIBE. Se queste valle non vengono bruciate, 400 milioni di chip sale, le banche non li prendono. La vostra salute e i loro quattrini fanno schifo e fateglielo sapere meglio. Innanzitutto buonasera a tutti voi. Un grazie di cuore per questa assemblea. È la prima volta che a Giuliano vedo un'assemblea partecipata con gente che si raduna e comincia a dire quello che pensa. Grazie. Io sento che in mezzo a tanta gente c'è anche gente che si vuole riciclare. Io chiederei a